Amici di Lecce News 24, buongiorno e ben ritrovati all'interno delle nostre breaking news, apertura dedicata ad una notizia di politica. Stamattina a Lecce, in prefettura, il ministro degli interni Angelino Alfano per sottoscrivere un accordo sulla sicurezza e lo sviluppo del territorio di Gallipoli. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Lecce News. Noi invieremo rinforzi in questa zona che è una zona strategica per il turismo di tutto il sud d'Italia, mi verrebbe dire da dire dell'intero nostro paese, è una nuova capitale del turismo nazionale e tutto questo va reso sicuro. Il turismo e il divertimento devono essere sicuri, quindi noi siamo qui per rafforzare i presidi di sicurezza e per dire che Gallipoli è una straordinaria capitale, Lecce è una straordinaria capitale del turismo che deve essere una capitale sicura. Proseguono le iniziative delle giornate del lavoro organizzate dalla CGIL a Lecce. Ieri l'incontro col segretario generale Susanna Camusso, oggi in piazza Partigiani lo sciopero nazionale dei lavoratori della grande distribuzione commerciale dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto scaduto da 28 mesi. In piazza Sant'Oronzo invece una conferenza stampa per illustrare le misure contro il caporalato. All'uscita dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce lungo viale Moscati si crea spesso un ingorgo di automobili dovuto al posizionamento di alcune bancarelle. Qui i conducenti si fermano al volo per comprare frutta e ortaggi creando disagio alla circolazione stradale, l'ennesima denuncia dell'Associazione Salute Salento che a tal proposito chiede interventi immediati. Domani i giallorossi affronteranno allo stadio Zaccheria il Foggia per la partita di ritorno della semifinale playoff. Mister Braglia dovrebbe schierare un 3-4-3 con Peruchini in porta, difesa composta dal trio Alcibiade e Cosenza abruzzese, linea mediana con Lepore, Papini, De Feudis, Legittimo, Surraco, Caturano e Moscardelli a comporre il tridente. Arbitrerà Marinelli di Tivoli, calcio d'inizio alle ore 20:45. Bene, terminano qui anche per oggi le nostre breaking news. Vi ricordiamo che tutti gli approfondimenti sono leggibili sul nostro sito internet www.lecenews24.it anche in versione mobile. Grazie, arrivederci e buon fine settimana. Thank you.